Buongiorno ragazze, oggi ho deciso appunto di iniziare una week in outfit, anche se oggi a dir la verità è martedì, però ho deciso comunque appunto di iniziare dato con la bella stagione, c'è una bella luce anche in camera mia, quindi non è che devo sempre stare lì insomma all'alba a fare con le luci disfare eccetera, o comunque sgranare la qualità del video, e ho deciso appunto di farlo molto easy così, insomma quando ho tempo mi filmo direttamente davanti allo specchio, vi faccio vedere i capi, ve ne parlo, vi dico le marche eccetera eccetera eccetera. Ultimamente sono in fissa con lo stile Elisabetta Pistoni, io e la Icali, che è una ragazza che praticamente fa video anche lei su YouTube, e siamo all'interno del suo circuito appunto dell'agenzia in cui lavora la Eli. Ciao Eli se starei guardando questo video, e praticamente la Eli mi sta contagiando con i suoi mocassini e le sue giacche, cioè adesso con la bella stagione io ho sempre amato le giacche, però ogni volta non so mai come abbinarle perché più che altro andando in motorino, insomma tutte queste cose qua è sempre un disastro. Adesso è uscito il bel tempo all'improvviso, ma fa veramente veramente caldissimo, e quindi ho pensato oggi di mettere questo outfit. Allora vi faccio vedere intero, che è così. Vi faccio vedere anche la borsa, che è questa qua, è una borsa strutturata e bella rigida. Praticamente ho questa giacca che è di Zara, è molto più larga della mia, cioè della mia misura, è una M, però sulla spalla non so perché mi va bene, ha le spalline rinforzate quindi sembra tipo un po' larghina, però mi piace tantissimo questo colore, soprattutto da utilizzare quando c'è il bel tempo, mi piace veramente tantissimo, e dovrebbero esserci comunque versioni molto simili in giro sicuramente adesso. E niente, sotto invece ho una maglietta che è semplicissima, vedete? Ho voluto abbinare appunto questo stile molto elegante, presentabile, però comunque molto semplice allo stesso tempo e anche sportivo, penso. E questa maglietta qui è di H&M, ma è una maglietta semplicissima, vi giuro che io metto di solito tipo durante l'estate quando fa veramente tanto caldo, però dato che oggi fa veramente tanto caldo ho detto vabbè, sfruttiamola, e sopra ci metto una bella giacca. I pantaloni invece sono di Zara, questi, e hanno qua la particolarità del fiorellino che a me piace tantissimo. Ho voluto abbinarci poi ovviamente tanti gioielli perché comunque, a parte che vabbè in generale, mi piacciono tantissimo gli accessori, i miei fidati Ray-Ban, questa collana qua che è una collana con appunto la mia iniziale, e me l'aveva regalata, per chi mi segue veramente da mezza vita, la mia amica Teresa. Con la mia amica pugliese con cui andavamo prima insieme in università, poi lei era ritornata in Puglia, no? Qua ho una serie di braccialetti che non sto qua a descrivervi, se no finiamo domani. E poi il pezzo forte di questo outfit sono appunto questi mocassini qua, che ragazzi, cioè lo so che ho già fatto 1000 sondaggi su Instagram e so che voi li odiate, però io li stramo, li avevo presi da Pittarosso e inizialmente li volevo ridare e prendermi un paio neri, alla fine ho deciso che tengo questi e poi me ne prenderò un paio neri successivamente, quindi vabbè, insomma questo è l'outfit intero. Ho deciso di raccogliere i cappelli perché perché fa veramente caldissimo, e niente, qua ho gli orecchini di Tiffany a cuoricino, sono tutta a cuoricino e niente. Buongiorno, allora ho deciso di farvi vedere l'outfit di oggi. Oggi è mercoledì e sto andando in università, ho deciso di mettere appunto questi pantaloni a quadri con le righe e poi questo maglioncino crop, anche perché ieri c'era un sole che spaccava, penso di essermi pure abbronzata, e oggi c'è tipo nebbia, boh, no nebbia no, però è nuvoloso e fa schifo, oddio qua c'è un pelo a caso, scusate. Poi appunto questo qui è un maglioncino che penso di aver preso da Stradivarius, però l'avevo preso un bel po' di tempo fa ed è largo, se vedete, sulle maniche e scende a crop, ideale appunto da abbinare con i pantaloni in generale a vita alta. E sotto vabbè ho una maglietta che proviene da Urban Outfitters di questo bisciolino marroncino, ma cioè nulla di che sinceramente. E invece come scarpe ho queste qua, che se avete visto il mio video tendenze moda primavera estate sicuramente l'avrete visto, le mie calze nere con i cuoricini sono top. Ok,
Poi non sono ancora truccata, pardon, però ci tenevo subito a fare questo video, insomma. Come orecchini indosso sempre questi qua di Tiffany. Io alla fine come gioielli indosso sempre gli stessi, se vedete. Questo qui è un braccialettino d'argento, questo è il mio Pandora. Questo qui è il bracciale, quello di Tiffany, col cuoricino che non si vede manco per sbaglio, che è tutto incastrato qui, non si capisce niente. Eccolo. Questo bracciale qua oro è recente, me l'aveva regalato Emma, questo. E poi invece questo qui anche è recente perché l'ho preso da poco col fiocchettino e la perla, è bellissimo questo bracciale. E poi vabbè, qua ci sono i classici elastici, orologio, classici anelli. E mi avete chiesto questo qui da dove viene, chiedetelo a Emma perché me l'ha regalato lui. Invece questo qua intrecciato è di Pandora e qua ci sono un po' di anellini. Allora, quello col cuore di Pandora, quello nero l'avevo preso ai mercatini di Portobello, e poi quello lì con i brillantini così fuoco, ok, è di come si dice, è di Swarovski. E quell'ultimo intrecciato è sempre di Pandora, ma non lo vendono più. Cioè, mi sono accorta di questa cosa, che non vendono più questo. Poi invece come collanino ho deciso di mettere questo, perché i cuori non bastano mai, ma questo veniva tipo al mercatino, cioè mia mamma me l'aveva preso tipo in un mercatino, ma avevo sì e no 11 anni, probabilmente ce l'ho ancora, sì. E niente, insomma, quindi questo qui è l'outfit di oggi. Profilo va così, a me piace moltissimo. Questi pantaloni qua sono stupendi. Ci tenevo a farvi vedere anche che ho una tanto mi trucco anch'io, e volevo solamente rendermi il viso presentabile, quindi ho messo veramente, cioè, tipo un ombretto color beigeolino, mascara, ho sistemato le sopracciglia tipo con un gel e fatto una base abbastanza, spero, decente. E poi ho legato ovviamente rigorosamente i capelli. Buongiorno, allora oggi è venerdì, scusatemi lo specchio lercio, vabbè, spero che si veda lo stesso, me ne sono accorta adesso in videocamera. Comunque questo qui è l'outfit del giorno, dietro la... lì, quella è la roba che devo portarmi fuori. Allora, non è che mi convinca tanto questo outfit, perché non so come mai questi pantaloni stamattina mi vestono strani. Però vabbè, comunque sopra ho questo maglioncino qua di H&M. Poi il fulcro, diciamo, sono questi jeans, mom jeans, o come cacchio li vogliamo chiamare, che sono fatti così. Anche se non ho ben capito come mai mi cadano così male qua, praticamente all'inguine. Vabbè, comunque dietro si presentano così, e sotto hanno appunto queste frangettine, sono tagliate. E come stivale invece ho deciso di mettere queste qua che avevo preso di recente da Bata, ok. E niente, quindi l'outfit finito sarebbe questo. Non è veramente nulla di che, a dire la verità. Oggi devo andare a studiare e poi vado a mangiare sushi, quindi certo, no, sinceramente tanta voglia di agghindarmi. E anche se non mi convince questo outfit, ormai sono già vestita e quindi non ho assolutissimamente voglia di levarmi le cose. Comunque, invece come accessori, orologio oro, soliti anelli, ho questa collanina che è l'unico forse link che vi posso mandare, perché è di Etsy e l'ho riparata ed è fatta così perché prima si era spezzata. E poi ho tutta la mia serie di bracciali che ho sempre come al solito. E niente, allora la weekend outfit dovrebbe essere conclusa e terminata. Io spero che appunto vi sia piaciuta, nonostante magari comunque non sia stata al massimo, contando che appunto ho saltato praticamente due giorni. Vabbè, non so adesso quanti outfit verranno, perché non so se domani farò qualcosa. Spero che appunto comunque questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. È una cosa molto easy e semplice, insomma, spero che vi faccia piacere comunque. Invece per quanto riguarda l'outfit di giovedì, dato che non
non è che mi sono filmata, dato che sono rimasta praticamente in pigiama all day, quindi quello è stato prevalentemente il mio outfit. E poi appunto la sera sono andata in palestra, però, cioè, solite cose. Niente bacini.